nuovo tutorial. Oggi faremo Rolling in the Deep di Adele, una canzone davvero bella e molto prepotente. Allora, impariamola, o almeno cerchiamo di impararla. Mettiamo il capotasto sul terzo tasto della nostra chitarra, ok? Dopodiché, cosa facciamo? Si suddivide in tre parti circa. Allora, la prima parte è la parte dove canta, quindi la strofa, ok? E abbiamo il La minore, il Mi minore, il Sol, il Fa, di nuovo il Sol, e si ricomincia, e La minore. Quindi, allora, il La minore, primo dito sul primo tasto della seconda, seconda corda, terzo dito sul secondo tasto della terza corda, secondo dito sul secondo tasto della quarta corda, Mi minore, primo e secondo dito sul secondo tasto, entrambi della quarta e quinta corda. Ok? Poi Sol maggiore, quindi abbiamo quarto dito sul terzo tasto della prima corda, terzo dito sul terzo tasto dell'ultima corda, secondo dito sul secondo tasto della quinta corda. Fa maggiore, questa è la tab, per chi non riuscisse, se la studi bene, ma per chi non riuscisse possiamo fare il Fa facilitato, quindi il barré lo trasliamo al primo dito sul primo tasto della seconda corda. Voi potete comunque sia fare l'accordo, ok? Però un po' più facile. Poi se riuscite aggiungete per avanzare la nota di Fa col pollice. Ok? Poi abbiamo di nuovo Sol e di nuovo La minore, quindi Rise on fire, it's in my pain. We're just common sinners, common around our face. Ok? Dopo vi dirò il ritmo, non vi preoccupate. Allora, secondo pezzo. Quindi il bridge, il ponte, abbiamo il Fa, Sol, Mi minore e di nuovo Fa, ok? Sono due volte, la prima è questa, quindi passiamo dal Fa al Sol, Mi minore e di nuovo Fa, ok? Poi di nuovo Fa, di nuovo Sol, Mi minore, passiamo sul Mi maggiore, ok? Questa nota che ci passa al ritornello. Come facciamo il Mi maggiore? Noi abbiamo fatto il Mi minore. Noi cosa facciamo? Il primo dito sul primo tasto della terza corda, terzo dito sul secondo tasto della quarta corda, secondo dito sul secondo tasto della quinta corda. La minore, yeah, Do maggiore, Rolling in the Deep, Fa e Sol, quattro accordi, quelli fondamentali dei 80 canzoni. La minore, Do maggiore. Come facciamo il Do maggiore? Primo dito sul primo tasto della seconda corda, secondo dito sul secondo tasto della quarta corda, terzo dito sul terzo tasto della quinta corda. Ok? Va bene, il ritmo. Allora, in tutta la canzone, a parte nel ritornello, io vi consiglio di fare questo ritmo. Ok? Cioè mi pare quello vicino alla canzone. Voi dovete dare le pennate, un, due, tre, ca, un, due, tre, ca, un, due, tre, ca. Facile il ritmo. Stoppate un po' con la manina, col palmo, questo è un effetto molto bello. Dovete mettere il palmo su questa parte qui, ok? Non a tutti verrà perché è difficile, io l'ho imparato dopo tanto, che mio padre ci riusciva ma io no, e vabbè. Allora ci mettiamo così con la manina e facciamo queste pennate. Altro consiglio, dovete pigliare le note di basso. Allora, 1, 2, 3 corde verso dalla nota di basso, ok? Quindi la minore per esempio. Pigliamo la quinta, la quarta, la terza corda massimo. Mi minore, le prime tre corde, ok? E poi ragazzi si continua. Bene ragazzi, il video è finito.
Vi ricordo di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi se non l'avete già fatto, cosa che credo farete se vi interessano i miei video. E io niente, vi lascio al prossimo tutorial. Bella!